Grazie, belli brutti, belle brutte, bentornati in un nuovissimo video sul canale. Oggi siamo tornati in un video recensione, bello e in camicia, per recensire il drone Tech RC. Eccolo qua, se me lo metti a fuoco. Questo è un drone, anzi è un mini drone dotato di fotocamera, anzi di videocamera 1080p che può registrare fino a 30 fps, può fare delle foto, ovviamente il tutto è compreso qua dentro in quanto è presente. Il telecomando alla quale è possibile collegare il vostro telefono, successivamente è presente anche il caricabatterie, due batterie e una batteria durerà ben 16 minuti, quindi due batterie, 32 minuti di autonomia di volo e successivamente avrete anche delle alette di ricambio, quindi se si rompono queste qua che vedete, avete quelle di ricambio già fornite nella confezione. Ma ragazzi, che cosa stiamo aspettando? Ovviamente passiamo alla mia GoPro per fare l'unboxing e subito andiamo a provarlo. Beh, in realtà mi sono dimenticato una cosa, ho la GoPro all'1%, quindi devo andare a metterla a caricare. Ci vediamo tra una mezz'oretta. Bene ragazzi, eccoci qua, tornati in questo unboxing. Procediamo praticamente a togliere tutto quello che c'è. Prima cosa abbiamo praticamente il paio di ricambio delle ali e successivamente anche il caricabatterie. E non so se riuscite a vederlo, un bel cacciavite piccolino che mi ha fatto un po' sorridere. Eccolo qua, è veramente veramente una figata. Ok, andiamo a mettere da parte queste cose. Andiamo a tirare il drone. Ovviamente qui c'è anche il manuale delle istruzioni e non c'è più nient'altro, quindi questa si può. No, in realtà c'è qualcosa. Ah, c'è questo qua, vabbè, la garanzia. Comunque, ecco qua il manuale delle istruzioni, che ovviamente a noi non serve perché vi spiegherò tutto io. Andiamo a togliere questo. Ok, questo qui è praticamente il nostro telecomando con questa, che non è altro che il supporto per il nostro smartphone, che si deve andare ad aggiungere in questo modo, quindi così. Vediamo se riesco. Ok, e va a incastrare. Qua dovete mettere lo smartphone che si collegherà al drone, ovviamente attraverso una rete wifi. Successivamente dovrete andare a togliere il drone. Usciranno due batterie, una batteria ha un'autonomia di 16 minuti, quindi due fanno praticamente 32 minuti di volo. Ok, togliamo questo. Questo ovviamente il drone, è un mini drone. Comunque questa qui è, no, da questa parte, no, era giusta. Questa qui è praticamente la videocamera, che è 720p o 1080p, 30 fps. Questa è la batteria che poseremo qua e questo è il nostro telecomando. Come si va a abbinare? Prima cosa dovete accendere il drone e tenere premuto altri 2 secondi finché questi non lampeggeranno. Poi accendere il telecomando e ovviamente questa qui lampeggerà finché questi due non si saranno abbinati. Voi dovete fare uno swipe alto o basso e questa qui ovviamente si fermerà sul rosso, perché vuol dire che il drone è stato abbinato. Per collegare ovviamente il drone, la videocamera del drone con il telefono, non dovete fare altro che scaricare l'app Mini RC dall'App Store o dal Play Store e successivamente andare a collegare la rete wifi drone RC. Aprirete l'app, cliccherete su play, tutto sarà ben che fatto. Ora ovviamente non facciamo altro che andare a prendere il mio bel telefono che ho qui. Questa è l'app che potete vedere, eccola qua. E qui ovviamente è possibile collegarsi alla rete, eccola qui. Ok, collegata, andiamo sull'app. Sull'app poso questa, cliccheremo su play. Eccola qua, come vedete si muove a seconda di come muovo il drone, ecco qua. Bene ragazzi, andiamo sotto e andiamo a provare come vola questo drone. Sono dimenticato di dirvi che lo troverete ovviamente su Amazon, link in descrizione. Se volete comprarlo, io ve lo consiglio in quanto è un drone molto buono per incominciare e ovviamente anche presenta una videocamera che non tutti i droni di queste dimensioni posseggono. Quindi io vi invito veramente a dargli un'occhiata e magari dopo le riprese che farò potete anche giudicare la qualità della videocamera. Le riprese saranno nel mio giardino, quindi non è uno spazio molto aperto, il campo visivo è ristretto, quindi dovete tenere conto anche di questo. E direi che io sono abbastanza pronto per andare a volare il drone. Forse adesso va. Stabilizzato bene, solo che a volte il segnale wireless arriva un po' dopo, quindi i comandi sono un po' ritardati, ecco perché sto facendo un po' di difficoltà a guardarlo.
batteria dura praticamente 16 minuti. Per atterrarlo dobbiamo toccare questo tasto qua, quindi ora lo facciamo un po' scendere e poi clicchiamo sull'atterraggio e come vedete è atterrato e qui avete una visuale del vostro drone. Come vedete, se io lo prendo in mano comunque la visuale cambia, non va neanche a laggare, come vedete si vede anche abbastanza bene. Vediamo dopo come sono venute ovviamente le riprese. Allora ragazzi, siamo tornati nella stanza e voglio provare a fare un tentativo. Allora, in poche parole, io penso che sia un po' quando inizio a registrare, ovvero inizio a registrare con la videocamera, che il segnale wireless dei miei comandi arriva un po' dopo. Vediamo, provando a non registrare, se il segnale arriva diciamo prima oppure istantaneo. Ok, sì, effettivamente è il segnale. Quando io inizio la registrazione i miei comandi arrivano praticamente leggermente dopo. Quindi se io gli dico di andare un po' avanti, gli arriva con 2 secondi di ritardo e questo potrebbe essere veramente complicato per volare il vostro drone. Però comunque, quando non dovete registrare ma dovete soltanto fare un po' di pratica, come vedete è abbastanza facile da guidare. Io lo sto guidando addirittura nella stanza, eccolo qua, è abbastanza facile da guidare. Ora lo facciamo atterrare. Eccolo qua. Bene ragazzi, io direi di andare benissimamente alle conclusioni di questo video. Cosa ho da dire? Bene, questo drone, se volete fare pratica magari ad imparare a volare i droni, è veramente veramente ottimo, perché quando non si avvia la registrazione va come una meraviglia. Quando proverete a registrare qualcosa, i comandi diciamo arriveranno al drone con un secondo di ritardo, quindi dovrete fare un bel po' di attenzione. Io ho avuto problemi prima di capire un po' come interagire. Comunque dopo un minuto e mezzo di registrazione tutto si andrà a stabilizzare, quindi magari prima di farlo volare fate partire la registrazione, fate passare un po' di tempo e dopo magari andate a volarlo. Bene ragazzi, lo troverete su Amazon. Ricordiamo, io non so come sono venute le riprese perché in questo momento sto continuando la registrazione di questo video per concluderlo e quindi lo vedrò nell'editing. Ragazzi, io direi che la videocamera è ottima, soprattutto per chi vuole iniziare, chi non vuole un drone professionale per riprese, diciamo come un DJI o altri tipi di droni. Comunque questo è veramente uno dei droni che secondo me che può aiutarvi praticamente ad imparare, in quanto è presente anche un telecomandino che è veramente veramente simpatico, in quanto qui ci potete attaccare il telefono. Questa è una levetta per tirarlo su e farlo abbassare per atterraggio e questo ovviamente per spostarlo destra, sinistra, avanti, indietro. Veramente veramente semplice, può guidarlo anche un bambino, ovviamente con età superiore a 10 anni, perché può essere pure che si faccia male. Ragazzi, io ovviamente spero che questo video sia andato a buon fine e spero praticamente che vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato magari a farvi un'idea su questi droni, che comunque sono mini droni, a cosa possono servire e qual è la loro vera utilità, ovvero quella di imparare magari a farlo volare per poi passare a fare un upgrade a un drone più professionale. Ovviamente questo è presente pure una videocamera, quindi ha una marcia in più magari per regolarvi meglio su come fare delle riprese. Ragazzi, io vi invito a passare nel link di Amazon che troverete in descrizione per magari dare un'occhiata al prodotto, vedere tutte le sue funzionalità e acquistarlo in caso siete interessati. Per questo video è tutto, io vi invito a mettere like, a commentare, a iscrivervi al canale e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!